Siete pronti a giocare insieme a noi? Bene, diamo il benvenuto al nostro primo concorrente! È un meccanico spaziale disoccupato che dice di aver salvato due galassie, ma sappiamo che è il goffo autista dell'agente segreto Clank! Il ragazzo spera di riuscire a ottenere maggiore successo con le donne travestendosi da tirannoide! Ehi! Signore e signori, ecco a voi Ratchet! Ratchet ora tenterà di superare il percorso di morte da cui mai nessuno è uscito vivo! Concorrente numero uno! Allora, sei pronto? Ma certo, vai! Ehi, vi aspetto tutti settimana prossima al Demolition Derby di Colano! Guardate i suoi occhi! Ha uno sguardo che non perdona! Per eseguire uno spostamento laterale, tieni premuti i tasti L2 o R2 mentre corri. Ragazzi, questo lavoro è così divertente! Si muove bene il piccoletto! Tasto L1.
questo casino? Io no, amico! Wow, attenzione! Mai mettersi contro un Mombax dal grilletto facile! Non ci posso credere, amici! Ha superato il terribile percorso di morte! E per consegnare il primo premio, ecco l'adorabile signorina Courtney Gears! Allora, voi che dite? Il ragazzo sembra eccitato! Non preoccuparti, Sasha. Recet, è così. Oh, hai vinto il tiramimetizzatore. Davvero notevole. Comunque, c'è una cosa che credo dobbiate vedere. Diario di Quark, capitolo 101301. Dopo aver personalmente sconfitto la minaccia Protopet e riorganizzato la centrale sperimentale Megacorp, ho deciso di concentrare i miei sforzi per proteggere le creature che sono in pericolo nella giungla florale. Ma quando ho saputo che il dottor Nefarious è di nuovo tornato al potere, ho capito dove mi avrebbe condotto il destino. L'addestramento necessario per ritornare in forma è stato veramente estenuante e la mia mente è piena di idee assolutamente geniali. Anche se sento sempre la mancanza del fetore emanato dai miei amici scimmieschi. È giunta l'ora! Sono pronto per essere di nuovo il più grande eroe che la galassia abbia mai conosciuto! Il Capitano Quark! Forse non ci crederete, ma il presidente ha affidato a Quark il compito di sconfiggere Nefarious. Il nuovo comandante ha indetto il primo meeting. È meglio che torniate subito alla Fenice. Sono d'accordo, non è una bella situazione. Attenzione ragazzi, questa volta cambieremo la modalità di sfida nel corso della prova. Quel piccoletto mi ha prese veramente tante. Avete visto? È stato incredibile. Cambiare la sfida!
Pronti a cambiare la sfida? Potrebbe diventare un campione, amici! Torna quando vuoi per guadagnare altri premi in denaro. Signore e signori, già, Helga, vi do il mio benvenuto nella Q-Force. Siete stati riuniti qui perché ognuno di voi è particolarmente esperto in un campo specifico. Dall'abilità di Hal nell'elettronica, ai formidabili nervi d'acciaio di Skid, all'incredibile potere seduttivo di Helga. Ognuno di voi ha dimostrato di essere degno di indossare la Q. Anni fa io sono riuscito a sconfiggere da solo il dottor Nefarious, ma come un'eruzione cutanea sulle chiappe della galassia, lui è tornato,
Quindi il nostro primo compito sarà quello di infiltrarci nella base segreta del dottore sul pianeta Quatos. Impossibile, direte. Forse per uno stratega meno preparato di me. Ora vi esporrò il mio piano brillante! Prima, Ratchet e Clank scenderanno a livello del mare e attraverseranno i tunnel parzialmente inondati da acque di scolo. Cosa? Per favore, le domande sono ammesse solo alla fine di questa riunione. Nella base i nostri agenti si divideranno. Clank entrerà nel sistema di ventilazione, piazzerà e azionerà questo dispositivo scimmiesco autonomo banana guidato. O D-Zap. Nel frattempo, Ratchet sfrutterà la sua conoscenza della lingua e dei costumi dei tirannoidi per conquistare la fiducia delle guardie aliene. Infine, i nostri agenti raggiungeranno l'ufficio privato di Nefarious, prenderanno tutto ciò che è possibile e fuggiranno dalla base senza essere individuati. È pura follia! Però potrebbe funzionare. Ratchet, devo assolutamente sapere come si conclude la serie dei videofumetti di Quark contro Nefarious. Quando hai intenzione di passare al nuovo numero?